Sono Valerio Marino, ho 29 anni, sono di Roma e faccio l'attore. Ma che è il lavoro quello? Ma dagli questa storia, sì, è il Ah, lavoro. Valerio, ti devi mettere in libero professionismo. Onestamente c'è un'attività che mi sta per decollare, Valerio. Cristian, te fai il pusher. Valerio, quelli come te stanno con le pezze al culo. Ma te ci hai mai pensato a fare un figlio? Che ti servono soldi? Però alcuni sono soldi di mamma. Che vorresti dire, scusa? C'è sta sto cinese, Pechino. Lavora con dei cinesi, roba di mignotte. Ma detta, ti porta il cervello, mi metto a fare il corriere di droga. Io dico a te conviene, te sto a fare un favore a te. Anche perché te pago bene, così puoi andare a mangiare una pizza, una spaghetta con serena. Ti rilassi un attimo su sta carriera d'attore. Lavate le mani col sapone. Basta con queste mani, nonna. 200. 200. Sono troppi, se vuoi ti levo un po', eh. No, senti, non ce l'abbiamo i soldi. Ma non è così! Se abbiamo un'emergenza, vabbè. Sì, mi manda scheggia. Soldi, 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 eccoli. Fai 10 minuti a scopare con lei. Ma dici una cosa? No, no. No, veramente. Adesso guarda quella. Adesso guarda. Vattene a fanculo. Dimmi quello che pensi, che non faccio abbastanza, che non chiamo abbastanza la mia gente, che non sono un bravo attore, che non mi do da fare. No, io non ho detto niente del genere, però se lo pensi magari è vero. C'è un incontro importante, ma si potrebbe svoltare la carriera. Ciao, tu devi essere Valerio. No, Valerio sono io. Ma facciamo due chiacchiere pure con te, ti rubo 5 minuti, ti va? Non mi fa incazzare, che cazzo ti ha Valerio, mi ha detto detto? Quello che già sapevamo, che stanno a cercare un personaggio romano per far sta parte. È ruolo mio, dai, poi. Ma non dovevi fare un provino, com'è andata poi? Non è andata male. Ho mandato tutta a puttane, come sempre. Ho mandato tutta a Ah, puttane, Valerio, lo dicono sempre queste vaffanculo. cose. Te l'hanno mai richiamato? No, che mi dovevi dire quello? Pronto? Le donne sono così, Valerio, non ci devi capire cazzo. Pensi che basta che mi presti dei soldi che tra l'altro non c'hai per comprarmi un paio di scarpe e questa secondo te è una coppia? Te l'ha mai lavorato, Valerio? Non ci hai mai avuto una lira, ma ora tutta sta preoccupazione a questa Andoyenna. Guarda, che non è un disonore chiedere aiuto ogni tanto. Infatti, allora vado a dare a chi ce n'ha bisogno d'aiuto. Vai, vai dalla cinese, vai, fallo con lei, l'uomo. No, non ti preoccupare, ci parlo io, ti picchia più, ci penso No, ma non preciso. Che cazzo ti è venuto in mente, Valerio, di fare una cazzata del genere? Io non la voglio un bambino con un padre come te. Serena incinta. Complimenti, Valerio, è tuo? Ho capito, ho fatto una cazzata, sono un coglione. Te ne hai mai fatte cazzate? Io una vita faccio cazzate, Valerio. Amici, una merda ce l'ho mai messi. Vabbè, ora lo potremmo fare.